Mario Grilli che nel desiderio di trasmettere gioia e felicità ha detto che l'aumento dell'IVA avviene a metà del secondo semestre del 2013, ma invece è nel secondo semestre del 2012. Questo è il primo. Poi il mio... Non automatico però. No, ma adesso poi ne parliamo. Il mio vicino di banco si è dimenticato di sottolineare una questione molto importante, un intervento non banale sull'IRAP che viene sgravata per quanto riguarda la partecipazione dei giovani e delle donne nel lavoro. Questo intervento naturalmente va a ridurre il gettito dell'IRAP che affluisce ai bilanci delle regioni e che sarà rimediato con incrementi dei trasferimenti statali. Quindi, sentiti libero anche nei miei confronti. Arriva. Adesso ci penso, sì. Poi devo rettificare le opinioni che hanno dato luogo a titoli di giornali molto diffusi, cioè sul fatto che avremmo toccato le aliquote dell'IRPEF in varie definizioni, una l'aliquota del 41%, l'altra l'aliquota del 43%, che invece non ci sono questi interventi correttivi dell'IRPEF, che peraltro abbiamo compensato nel tentativo di aumentare la partecipazione delle persone fisiche al finanziamento della spesa sanitaria, nel senso che abbiamo cercato di proseguire nell'opera di trasferimento di potere di capacità impositiva sulle regioni, attribuendo loro un pezzo in più dell'addizionale IRPEF che viene leggermente aumentata con corrispondente riduzione dei trasferimenti statali alle regioni.